Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e oggi sono qua per parlarvi di sogni nel cassetto. Sì, perché magari voi avete già dismesso tutti quelli che sono i vostri sogni per il futuro e probabilmente lo ha fatto anche con Osaka Takeshita, l'uomo di cui parleremo oggi, il sogno di cui parleremo oggi. Oggi è un giorno normale come tutti gli altri giorni della settimana e infatti sono probabilmente le 8 e una manciata di secondi di questo nuovo mattino in cui esce il nuovo episodio di Un Lariatto al giorno. Questo format che ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8 vi porta un piccolo contributo intorno al mondo del puro reso e dei suoi personaggi, gli interpreti, i lottatori, tutti quelli che fanno parte insomma di questo mondo matto e molto divertente che a noi piace tanto e che ci incuriosisce. Speriamo quindi di portare alla vostra attenzione tanta curiosità in modo tale che anche voi abbiate voglia di approfondire un po' come stiamo facendo noi, anche magari grazie a noi. E una cosa interessante è che oltre a parlare di cose del passato parliamo di cose anche molto recenti, lo facciamo su Twitch tutti i martedì sera alle 18, pomeriggio tardi, ci potete trovare a chiacchierare anche di Konosuke Takeshita e delle sue qualità in ring, mentre oggi vi parleremo del suo sogno nel cassetto. Sì, perché quest'uomo a un certo punto della sua carriera, un po' prima ovviamente del fatidico anno 2020, prima che si scatenasse la pandemia nel globo e prima che ci fosse insomma tutto quello che è il problema che abbiamo visto e di cui siamo ancora in qualche modo partecipi, lui aveva raccontato a un giornalista che il suo sogno nel cassetto era quello di fare le Olimpiadi del 2020. Sapete molto bene, le Olimpiadi del 2020 si sono svolte in realtà nel 2021 a Tokyo in Giappone e sono state Olimpiadi che ovviamente hanno subito un po' di contraccolpi dovuti all'effetto della pandemia. E questo ha portato anche, quasi sicuramente, Konosuke Takeshita a mollare il colpo. Avrebbe voluto, dato la sua capacità fisica e dato anche probabilmente il suo background, che non conosco così bene ma che probabilmente andremo ad approfondire anche grazie a questo piccolo lariatto, lui voleva fare il decatleta e essere uno dei rappresentanti del Giappone a queste Olimpiadi. Decatleta, lo sapete, sono 10 prove che dimostrano una certa capacità fisica su tutti gli aspetti dell'atletica leggera, quindi i salti, le corse un po' più lunghe per dimostrare resistenza, insomma tutte le doti che fisicamente possono portare all'atleta perfetto, che era un po' il concetto, no? Dell'atleta che è in grado di fare molto bene tante cose. Ok, magari un decatleta non riesce a fare i 100 metri quelli da solo insieme ai più grandi specialisti, però comunque li corre molto più velocemente, vabbè, non dico di me, ma anche di altra gente che corre. Ecco, saper fare quello, e anche il salto in lungo, e anche il salto con l'asta, e saper anche resistere, correre bene, magari per 1500 metri, vabbè, questo è tutto un altro paio di maniche. Lui, con il suo fisico, con la sua atleticità, avrebbe voluto rappresentare il Giappone, provare quantomeno a entrare nella squadra, e chissà, magari ci sarebbe anche riuscito. Purtroppo lo sappiamo, le Olimpiadi ormai sono andate, il periodo pandemico non ha aiutato, e quindi questo sogno nel cassetto rimane lì. E dato che la prossima volta che eventualmente torneranno le Olimpiadi in Giappone, magari a Tokyo, sarà un bel po' avanti nel tempo, direi che quello rimarrà, come sempre, un ricordo narrato durante un'intervista dal buon Takeshita. Grazie per aver ascoltato anche questo lariatto. Direte voi, c'entra poco con il puro reso, invece immaginatevi quanto possa essere temprato il corpo, il fisico di un atleta, tanto da voler fare e sentirsi di poter fare bene il decathlon. Mamma mia. Davvero grazie di cuore per aver seguito, ci risentiamo molto presto, continuate a seguirci tutti i giorni, tutte le mattine alle 8 su YouTube o su Spotify. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.